Benvenuti amici ascoltatori, siete su Web Live TV, questo è Music Destination e oggi un gradito ritorno è con noi Dramma. Ciao Dramma! Ciao, salve a tutti! Allora, come sempre, ci fa piacere che sei di nuovo in diretta qui con noi, significa che insomma i pezzi stanno arrivando e quindi sta funzionando tutto quanto alla grande. Sì, sì. Bene, bene. Senti, per i nostri amici ascoltatori, un piccolo, come dire, refresh su chi è Dramma, artista, musicista, ovviamente, ma anche il Dramma quotidiano, come si suol dire, il Dramma di tutti i giorni. Sì, allora, il significato del mio nome appunto nasce per un po' per il mio stile musicale e poi quella diciamo, particolarità al posto del 4 è un omaggio a Da Supreme perché lui nel suo primo album mette... risalto le lettere al posto dei numeri, cioè i numeri al posto delle lettere. E diciamo il mio percorso musicale inizia fin da piccolo, ecco, grazie a mio padre musicista e cantante, anche solo guardando Sanremo, che tra l'altro inizia oggi per quest'anno, e guardando anche appunto queste piccole cose in TV, ho continuato poi studiando, approfondendo appunto la mia passione, e verso appunto l'età di 12 anni ho cominciato a studiare canto e, insieme a pianoforte, e adesso, cioè, grazie appunto a Maria Totaro, ho cominciato a far uscire i miei primi singoli, incontrandola a un contest chiamato Racing Boys. Senti, come abbiamo detto anche la volta scorsa, insomma, tu sei, come dire, un famoso nativo digitale, no? Nel senso che nasci in quest'epoca in cui la musica è sulle piattaforme ed è un vantaggio da un punto di vista dell'attività musicale, no? Però c'è tanta concorrenza oggi, ogni venerdì di musica ne arriva tantissima. Tantissima, sì. Com'è il tuo rapporto con le nuove tecnologie? Beh, in realtà diciamo che tra virgolette ci sono nato, quindi è quasi un cioè è comunque un vantaggio per noi, però comunque c'è sempre un rapporto normale come l'è sempre stato. Certamente, ovviamente, essendoci nato, come si vuol dire, l'hai trovato già pronto. Sì, sì. È stato più complicato magari per gli cantanti che hanno dovuto passare dai vecchi supporti, ecco, a questa nuova attività online sotto questo aspetto. Senti, invece è molto interessante la tua produzione musicale, no? Già dalla volta scorsa. A chi ti rifai dal punto di vista, ecco, musicale? Allora, diciamo, non ne ho pochi, ci sono appunto Da Supreme, un po' che riprende anche il mio stile musicale, anche se un po' alla lontana, però comunque c'è un piccolo, una piccola somiglianza, Night, e poi, vabbè, quelli che mi piacciono, però non è che sono molto simili a me, sono, diciamo... quelli che mi hanno ispirato fino adesso anche a livello internazionale, James Arthur, Marco Mengoni, Victor Rey, insomma tanti altri. Senti, siamo molto curiosi di ascoltare il tuo nuovo singolo, direi di fare una pausa musicale, ce lo ascoltiamo e poi torniamo. Prendimi prima che io vada a rubare, amore mio, sto illuminato dalla luna, sei meglio te, meglio io, meglio una che non ci sta, dove sto io e dove non ci sta. Contiamo solo quando insieme, tutte le altre sono fisse, io sono dolce come miele, tu sei forte come whisky, barillate di trommele, cale più di due atmosfere. Vediamo queste sere, viviamo come si deve. E se ci penso giuro che mi esplode la testa. Tu sei bella lo so, ma scappa uno come me. Spero parli con le amiche e spieghi quanto siamo tristi. Il nostro rapporto è dinamite. Prendimi prima che io vada a rubare.
io e hai voglia fare a farlo d'artista. Troppi brani riempio l'hard disk. Io non credo che poi m'assista. Tu per me da sempre impazzisci e faccio anch'io. Impazzisco, faccio a botte se non sei single. Con chi prova a farti la corte riesci a averti la sera in disco. E se ti penso giuro che a me esplode la testa. Tu sei bella lo so ma scappa uno come me. Spero parli con le amiche e spieghi quanto siamo tristi. Il nostro rapporto è dinamite. Prendimi prima che io vada a rubare. Amore mio sto illuminato dalla luna. Sei meglio te, meglio io, meglio una. Che non ci sta dove sto io e dove non ci sta. Contiamo solo quando insieme. Tutte le altre sono sviste. Innocente come mele. Di nascosto come visse. Abbiamo facce troppo serie. Abbiamo facce troppo serie. Prendimi prima che io vada a rubare. Amore mio sto illuminato dalla luna. E siamo di nuovo in diretta qui su Web Live TV Music Destination. Siamo con Dramma, abbiamo appena ascoltato Dinamite in radio dal 27 dicembre dello scorso anno, quindi comunque fresca fresca, ecco, parlaci un po' di questo brano, come arriva? Sì, allora il testo appunto esprime un amore intenso e passionale e sottolinea l'importanza di essere sempre insieme e lontani allo stesso tempo. E descrive anche un po' il rapporto appunto di questo amore come unico e complementare. E, però c'è anche un desiderio profondo di non farsi scappare l'altro, o l'altra, insomma. Senti, come anche il primo pezzo, insomma, questo brano ovviamente lo interpreti, no? Quindi hai preso un pezzo che è scritto da altre persone, ecco, e lo hai fatto tuo. Com'è interpretare? Cioè, oggi va molto di moda il cantautorato, no? È tornato forse in auge, lo vediamo anche sui i talent, no? Però ecco, anche interpretare un pezzo che non è tuo, che non è scritto da te, non è facilissimo. No, per niente, infatti diciamo c'è tra virgolette una preparazione prima, perché comunque devi interpretare appunto il pezzo, quindi devi sentirlo tuo, altrimenti non dai il giusto senso alle parole, alla canzone, e insomma nel tutto devi completarlo te, ecco. Senti, invece, a proposito di talent, no? Ce ne sono tanti ormai in giro per la TV, ovviamente, i più famosi, insomma, da X Factor a Amici, ovviamente. Come lo vedi, un tuo futuro ingresso in una di queste trasmissioni? Beh, sicuramente sono buonissimo e anche difficilissimo trampolino di lancio. Anche solo entrarci è molto difficile, però chi lo sa, cioè nel senso si prova tutto, poi dove si entra si incrociano le dita anche per dopo, insomma. Senti, tra a proposito di, ecco, di interprete, no? Ecco, tra i vari talent famosi come, ecco, X Factor in questo caso, c'è spesso la famosa assegnazione, no? Che spesso è anche lontana dal tuo genere musicale. E come affronteresti, per esempio, un brano che magari non rientra nel tuo, come dire, nel tuo stile musicale? Cercherei comunque un minimo di capirlo, cioè di studiare il brano, diciamo, il meglio possibile, anche se non mi piace, anche solo a livello sonoro. Solo di capire, magari devo riuscire a capire il senso della canzone e un minimo devo entrarci, anche perché, cioè, se non capisci il senso o comunque non ti ritrovi in quella canzone, non passa proprio, le emozioni che tu provi non passano. È vero, no, sono d'accordo con te. Non è facilissimo scrivere, esatto, e ricantare pezzi magari che sono stati iconici magari per alcuni cantanti sotto ogni aspetto. Dramma, noi siamo alla fine della nostra chiacchierata, insomma, di questa seconda chiacchierata. Vogliamo ovviamente sapere che c'è nel tuo cassetto, cioè se c'è già qualcosa di pronto o in preparazione per il prossimo futuro. Ma diciamo stiamo cominciando a preparare diversi brani e per ora ci sono dei brani, poi magari diversi, cioè per qualsiasi casting
si prova tutto, ecco. Sei sempre pronto sotto ogni aspetto, cioè questo è quello che deve fare un cantante, specialmente un cantante emergente, insomma. E come sempre, trampolino di lancio, non è un arrivo, è sempre una partenza, lo dico sempre, specialmente ai giovanissimi. Senti, invece, per i nostri amici ascoltatori che vogliono seguirti e soprattutto ascoltarti, dove e come ti trovano? Allora, su tutte le piattaforme con DR4MMA, solo che solo su Instagram c'è una piccola particolarità, c'è il trattino basso all'inizio e sempre DR4MMA, però scritto in piccolo. E quindi, cari amici ascoltatori, avete tutti i riferimenti per seguire Dramma, fatelo, perché come diciamo a Roma è gagliardo e tosto, quindi ascoltate la sua musica e condividete il suo lavoro. Grazie Dramma per averci fatto compagnia. Ciao a te. Linea alla regia.